Ritrovare anche in trasferta il passo spedito determinato che ha contraddistinto il cammino interno della squadra. Collegati appunto ad Aragona per la 25esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A, in campo una di fronte all'altra l'Aragona di mister La Bianca e la Folgore Selinunte di mister Geraldi. Il movimento di Privitera che va a raccogliere all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, poi lascia esplodere il sinistro, il pallone che termina alto sulla traversa, potremmo considerarla la prima vera azione di gioco in questa partita. A mantenere il possesso del pallone c'è una bella conclusione dalla distanza da parte di Valerio Morici, prova lui a scuotere i propri compagni con un tiro dai 30 metri. Una massiccia dose di caffè ad accompagnare durante l'intervallo il pubblico presente allo stadio comunale di Aragona, Totò Russo, dopo un primo tempo praticamente soporifero. Parte Privitera, il destro, la bella parata di Fulvio Montagna che toglie il pallone dal sacco. A vuoto campione, attenzione a Privitera, possibilità per l'Aragona, ancora il numero 8, finisce giù un giocatore della Folgore, la conclusione, gran gol di Privitera, cambia il parziale allo stadio Totò Russo di Aragona. Raineri con il sinistro ci prova Manuel Raineri, pallone che termina alto sulla traversa, 5 giocatori rossoneri all'interno dell'area di rigore, 2 subito dietro al rimorchio, parte il pallone dalla bandierina, la sfera che viene allontanata, Marcos D'Amico prova a coordinarsi, la staffilata che si infrange all'interno dell'area di rigore, protestano i giocatori della Folgore, volevano un fallo di mani non ravvisato però dal direttore di gara. Morici pensa ad un traversone per Ferdinando Campione all'interno dell'area di rigore, il tocco delizioso e c'è il pari della Folgore, straordinaria azione, ottima intuizione da parte di Valerio Morici, c'è un contrasto. Il pallone ancora buono con Licata, le prese con un avversario, serie di finte da parte di Licata, poi dietro c'è a rimorchio Thomas Pavone, una conclusione straordinaria, gran gol di Thomas Pavone, destro a giro che non lascia scampo a Agnello, che gol signori, la Folgore ribalta il risultato, Thomas Pavone. Pavone alle prese con Lo Bianco, arriva un avversario da dietro, la conclusione che traversa da parte di Thomas Pavone, ha il piede caldo l'argentino. Prova ancora un altro tiro a giro, questa volta è centrale però la conclusione, nessun problema quindi per Agnello. Siamo già all'interno del sesto minuto di recupero e arriva in questo istante il triplice fischio, vittoria numero 16 in stagione per la Folgore Selinunte.